Ciao Danine, questo è il mio nuovo video. In questo video mi vedete con un look molto estroso perché ho appena girato un tutorial in quale ho eseguito questo look utilizzando solo due colori di eyeliner, quindi creando con l'eyeliner sia le sfumature che anche la parte grafica del disegno. Nel video, nel tutorial in quale ho girato, avevo un rossetto eseguito sempre con questi due colori e l'ho cambiato per far sì che sia un pochino più piacevole da vedere mentre io parlo. In questo video parlerò dei prodotti che mi hanno entusiasmato di più, diciamo, è un prodotto dei preferiti perché mi piace anche a me fare un video così, ma sono testati non solamente nell'ultimo mese, ma sono testati durante almeno 2-3 mesi, perché per dare un'opinione, diciamo, siccome io di prodotti ne ho veramente tanti e per dare un'opinione davvero sincera dovrei provarli un pochino più a lungo o comunque provarli tutti i giorni per essere sicura. Allora, prima di tutto parto con i prodotti per il viso, quindi parto direttamente dal fondotinta, che è questo qui. È un fondotinta di Max Factor della serie Experience e io ho acquistato il numero 45. Sono stata molto fortunata perché l'ho acquistato in offerta da acqua e sapone a 9,99 euro, invece di, se non sbaglio, costa sui 15 oppure 17 euro, una cosa del genere. Prima di tutto mi era piaciuto e ho deciso di prenderlo perché avevano una colorazione molto chiara e per me è la cosa fondamentale, perché di solito i primi numeri dai quali partono i fondotinta sono per me sempre tanto scuri, tanto color carota. Allora, questo aveva un sottotono, ha un sottotono prima di tutto rosato, che a me piaceva, quindi un sottotono leggermente freddo, e poi quando si stende sulla pelle, sulla mia pelle, questo è un bel po' di prodotto, non si vede assolutamente, quindi rimane abbastanza chiaro. Nei mesi invernali è leggermente scuro per me, però utilizzando magari sopra questo fondotinta una cipria che riesce ad essere un pochettino più coprente ed è molto molto bianca, riesce a uniformarmi l'incarnato, quindi questo mi è piaciuto, soprattutto utilizzando per la sera perché è appunto proprio un pelettino più scuro del mio colore naturale e quindi per la sera è perfetto, perché così con la luce artificiale proprio pochissima differenza non si vede. Mi era piaciuto prima di tutto perché è di una facilissima stesura e per quanto riguarda la potenza correttiva di questo prodotto io gli darei un voto su 10-9, perché funziona quasi come un correttore. Non dico che è un correttore perché è molto fluido, si stende benissimo, però copre tutte le imperfezioni. Io spesso, utilizzando questo fondotinta, non ho bisogno neanche di correggere nemmeno i brufoli con il correttore, perché io non ho grandi occhiaie, non correggo quasi mai le occhiaie perché ritengo di non averne proprio particolare bisogno, quindi io dovrei coprire sempre i miei post acne oppure i miei brufoletti. Con questo prodotto non lo devo fare, quindi è anche molto veloce da applicare. Io applico questo, ho già tutto incarnato perfetto, lo fisso con un po' di cipria e ho fatto. Quindi questo proprio mi è piaciuto tantissimo, sicuramente è un prodotto che io ricomprerò sempre. Ecco, detto questo, procedo con la cipria. È la cipria che mi è piaciuta abbastanza ed è una cipria molto economica, quindi secondo me molte ragazze potrebbero permettersi di comprarsela, è questa qui. Praticamente è la cipria che fa parte della linea permanente, cioè della linea abbastanza giovane, che è uscita, dovrebbe essere diciamo come se fosse una sorella minore della Maybelline, adesso non vorrei sbagliarmi, ma da quello che ho capito dovrebbe essere così. Si trova adesso in tutti i punti, io l'ho costata sempre da acqua e sapone a prezzo suo, quindi prezzo pieno. Il prezzo pieno di questa cipria per 9,4 grammi di prodotto, eccolo qui, è 3,49 euro, quindi di prodotto ce n'è tanto e costa molto poco. Il mio è 701A, che è un colore trasparente, che praticamente dentro ha una spugnetta che secondo me è poco utilizzabile perché è proprio finarella, e questa cipria qui bianchissima che insomma per la mia carnagione va bene. C'è scritta che si chiama come se fosse trasparente, ma in realtà non è trasparente, questa cipria leggermente schiarisce, quindi per chi la volesse acquistare dovrebbe prendere proprio il tono suo, perché questa qui non è per tutti, per tutte le pelli, perché per le pelli scure risulterebbe troppo un effetto gesso. Però mi è piaciuta e poi mi è piaciuto anche il prezzo, da fissarla grossolanamente con il powder brush della linea Studio della Elf, che è il mio preferito per la cipria. Io consiglio questa cipria perché si fa subito anche la mattina oppure anche la sera,
appunto applicando questo fondotinta con questa cipria si fa immediatamente una base viso piuttosto buona e anche molto veloce. Allora, poi un altro prodotto che mi è piaciuto di più, ma questo piace ormai a tutte quante, però vorrei dire che piace anche tantissimo anche a me, perché così metterò un piccolo punto, un piccolo più anch'io, è il Top Coat della Kiko, che è un mascara praticamente che si mette al di sopra del mascara normale per creare migliore definizione, miglior volume, dare questo effetto delle ciglia finte, e mi piace veramente un sacco perché io ho le ciglia molto chiare, bionde, molto fine, e quindi applicando solo il mascara si dà un effetto molto carino ma molto naturale, anche utilizzando un mascara che può essere, non so, uno dei miei preferiti, che è quello delle ciglia finte della Maybelline in confezione fucsia scuro, però questo qui applicato sopra mi dà proprio un effetto di ciglia finte. Se lo dà a me, figuratevi, di solito le ragazze italiane hanno queste belle ciglia perché hanno tanti capelli e anche tante ciglia, e quindi mettendo questo sicuramente è un effetto favoloso, strabiliante, e quindi mi piace tantissimo. Ho comprato questo cogliendo l'occasione che era 3,90 euro adesso da Kiko, e me ne sono comprato un'altra per tenermi sempre nel cassettino nel caso in cui questo lo finisco, e mi sa che presto lo finirò perché lo uso tutti i giorni. Ecco, poi un altro prodotto, questo ho potuto testare semplicemente solo nell'ultimo mese, quindi sono due prodotti in novità della Essence. Quello che mi è piaciuto tantissimo è questa base per l'ombretto, che adesso fa parte della collezione permanente della Essence, si chiama I Love Stage. E, mi è piaciuto tanto perché è leggermente gialla, quindi spegne il rossore della palpebra, tiene benissimo l'ombretto tutto il giorno. Io ho la palpebra molto grassa e a me non mi tiene quasi niente, questo lo tiene. Applicando al di sopra di questa base l'ombretto, a me personalmente mi ha tenuto divinamente. Io sono potuta stare, ecco, negli orari di ufficio più di 12 ore da tenere il trucco tutti i giorni e non mi ha dato nessun problema, mi è piaciuto tanto. Il costo dovrebbe essere sui 2,99 euro, quindi molto economica, facile da trovare perché fa parte della collezione permanente, almeno che ovviamente non troviamo lo stand completamente svuotato, ed è 4 ml di prodotto, forse così non si vede, eccolo qua, quindi anche una bella quantità. Poi mi piace questo tubettino fatto a lip gloss, cioè, è molto comodo, lo applichi sopra così, stendi e hai fatto tutto. E un'altra cipria che mi è piaciuto sempre, che è uscita appena adesso dalla Essence, è questa qui che si chiama Fix & Matte. È una cipria trasparente in polvere, quindi dentro è fatta in questo modo qui. E fissa benissimo il trucco, mi piace applicarla sia col pennello che anche con una spugnetta, quindi lo fisso al di sopra, e mi piace tantissimo l'effetto e tiene molto a lungo il viso opacizzato. Per chi piace l'effetto opaco del viso, questa cipria veramente lo dà, ed è secondo me un rapporto qualità-prezzo che è veramente meraviglioso, perché questa cipria costa 3,49 euro e dentro ha ben 15,5 grammi di prodotto, quindi proprio più conveniente di così non si può trovare, e mi è piaciuta tanto. Io l'ho usata, vi dico, tutti i giorni questa cipria, mi è piaciuta. Bene, e poi il rossetto che ho utilizzato maggiormente nell'ultimo mese, ma io ce l'ho dall'inizio di quest'anno, è stato questo qui della Kiko, che fa parte della linea dei rossetti ad effetto opaco, quindi matte, che è il numero 222. Mi piace tanto perché ha un rosso mattone spento, ecco, fatto vedere così vicino alla finestra sembra un rosso sporato, però è un colore molto spento e molto molto bello. Secondo me per l'autunno, con i trucchi che vanno dall'oro al marrone e trucchi un po' più neutri, diciamo, questo va benissimo, mi piace molto. Ecco, una piccola segnalazione che vi voglio fare è che io ho visto sul sito della Kiko che quando sono usciti i pigmenti, e più che provare i pigmenti, perché di ombretti troppo, veramente non so dove metterli, ne ho veramente troppi,
Volevo provare i nuovi pennelli perché erano segnati 3 o 4 pennelli nuovi, forse mi sbaglio, forse 6 o 7. Il costo del pennello è 9,90 euro, quindi non proprio economicissimo, però hanno fatto anche delle forme nuove, tipo il blending brush della Essence, l'hanno riproposto anche da Kiko. Era un misto tra il blending brush e un pencil brush. Poi hanno fatto un pennello a lingua di gatto molto allungato, insomma hanno proposto diversi tipi di pennello. Io ho visto sul sito un pennello che era fatto piattissimo e finissimo e ho pensato adesso voglio immediatamente provarlo per le ragazze che vogliono imparare a fare la pencil technique, dei quali io faccio sempre uso in tutti i miei video. E non è giusto che io vi dico sia un pennello lingua di gatto, però non vi consiglio mai esattamente quale. Allora, uno di quelli che va benissimo, vi ho fatto già vedere, è il smudge brush della linea Bamboo della Elf. E l'altro vorrei segnalarvi, per i lavori un po' grandini, questo pennello, io l'ho provato ieri sera e l'ho già rilavato, mi sembra molto adatto. È il numero 210 dei pennelli che sono appena appena usciti dalla Kiko, che è fatto in questo modo qui. È un pennello molto corto, sintetico, molto denso e quindi non permette di aprirsi. E quindi facendo questo lavoro che a me mi serve per lavorare la pencil technique, mi sembra abbastanza adatto. Ecco, per chi volesse fare le prime prove, quindi fare il tiro della linea e anche delle sfumature, vi consiglio di fare attenzione a questo pennello perché potrebbe esservi utile. Questo non è il preferito perché ancora lo devo testare bene bene, ci voglio fare un bel trucco. Ieri l'ho provato tanto sulla mano, però sulla mano non è lo stesso effetto che provarlo sull'occhio, però vi consiglio di fare attenzione su questo. Anche perché nel caso in cui non vi troviate bene per fare la pencil technique, è comunque un ottimo pennello per fare l'eyeliner, per sfumare sotto, per magari definire anche le sopracciglia, perché ha già una forma ben delineata. Un buon pennello, ecco, non proprio economico perché 9,90 euro per un pennello della Kiko non è pochissimo, però mi sembra un pennello interessante. Un altro prodottino che ho dimenticato di dirvi, ma non è un prodotto, ma un attrezzo, un accessorio, non è un preferito solo di settembre, è un preferito da sempre perché mi piace tantissimo farmi le sopracciglia, strappare i peletti con una pinzetta per le sopracciglia a punta. Questa qui ha un prezzo accessibile, è della Elite, si trova quasi in tutti i supermercati, così. E mi piace tantissimo perché è molto rigida ed è molto molto a punta, quindi si riesce a prendere i peletti proprio vicino alla radice e strapparli, quindi non sentire il dolore ed essere molto precisi, non acchiappare mai la pelle, e funziona benissimo. Quindi vi volevo far vedere questo prodottino. Se lo vedete, compratelo perché mi sembra che costa 3,50 euro, ma farete un affare, è molto comodo. Io ci fisso anche gli strass quando devo lavorare qui e quindi mettere, essere molto precisa, prendo uno strass e lo fisso quando devo fare dei lavoretti. Molto comodo, ve lo consiglio. Niente, con questo ho finito per davvero e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!